Pino, Pino, tira campa, vorrei coprire la bocca. Ozzata di Puglia, capitale dell'enogastronomia di Capitanata, ha aperto di fatto l'estate nei Monti Dauni, facendo bella mostra di sé come vetrina di eccellenza delle migliori produzioni vinicole locali. La festa del vino è giunta ormai alla sua 27esima edizione, caratterizzandosi come una delle più rilevanti occasioni di promozione del buon vino di Capitanata e della buona cucina di Ozzata di Puglia. L'evento col tempo è cresciuto, attirando sempre più visitatori, e i vini ozzatesi oggi sono certificati col marchio Dauni IGT, un riconoscimento arrivato non solo dall'assegnazione del marchio Città Slow, ma anche dall'apprezzamento dei visitatori, che sono arrivati sempre più numerosi, e dalla valutazione di esperti che hanno inserito i ristoranti ozzatesi nelle guide enogastronomiche nazionali. Solo valorizzando questi prodotti noi possiamo avere sviluppo. Chiaramente dobbiamo produrli, trasformarli, e li dobbiamo valorizzare anche con il marketing che fa giustamente proprio Tony Sant'Agri, che ha fatto conoscere i nostri prodotti in tutto il mondo. È un momento veramente eccezionale per il vino, specialmente per il nostro territorio, perché c'è un vitigno che sta avendo grande successo, che è il Nero di Troia, che sta conquistando il mondo. Testimonial della Galleria Enogastronomica Ozzatese e Festa del Vino, il cantautore pugliese Tony Sant'Agata, che al fianco dello chef Peppe Zullo ha celebrato una delle sue più fortunate canzoni, L'Umaritiello, che quest'anno ha festeggiato i 40 anni, un brano che ha sempre legato il nome della Puglia alla sua secolare cultura del vino. Vino, vino, eccolo qua, uno slogan straordinario.